DJ Fox, Radio Station, la radio che ti rincorre. Party time! Welcome to Life Motel. Tearing down your house tonight. Siete su DJ Fox Radio, buonasera a tutti, sono Mauro dallo studio 1 di Cologno Monzese, vi do il benvenuto a Live Motel. Questa sera siamo in compagnia di una band che vi presento immediatamente uno per uno. Andrea alla voce, ciao Andrea. Ciao Mauro. Abbiamo Stefano alla chitarra e alla voce. Ciao. Poi abbiamo Federico alla batteria, nonché al cajon questa sera. Ciao a tutti. E ultimo, ma non ultimo, abbiamo Davide al basso, eccolo qua. Ciao Mauro. Signore e signori, Painkillers, eccoci qua, buonasera ragazzi. Allora, come va? Tutto bene, dai. Tutto bene? Sì. D'altronde quando si suona è la cosa più importante, esatto, no? Perché voi siete musicisti, quindi immagino che suonare sia quello che vorreste fare tutti i momenti. Soprattutto dopo un periodo di fermo così lungo come quello... Possiamo dire un periodo di merda. Mamma mia, assolutamente. In questo anno e mezzo, guarda, questo è un denominatore comune che raggruppa tutti i musicisti, gli amici che sono passati a Live Motel, che ne hanno veramente le scatole piene di stare con le mani in mano e gli strumenti appeso al chiodo. Anche se non è proprio vero, perché in questo periodo immagino che, a parte i momenti forse un po' più di chiusura, abbiate comunque magari sempre continuato a non suonare. Sì, noi bene o male siamo riusciti sempre a fare prove, continuare a vederci, perché per noi è una sorta di lavoro, possiamo dire, quindi sì. Siamo più o meno stati autorizzati anche durante i periodi più stringenti riguardo all'emergenza, quindi meno male siamo sempre riusciti a portare avanti il nostro progetto. È vero, se non altro anche qua sono venuti comunque degli ospiti con i permessi di lavoro, e quindi è stato possibile anche portare avanti un certo discorso anche radiofonico con i nostri ospiti, quindi meno male, fatta la legge, un po' trovato l'inganno, ecco, diciamo così. Però anche la tecnologia immagino che vi abbia aiutato, no? Perché tra Zoom e Skype e cose, insomma, si sono fatte anche un po' di prove, si è suonato lo stesso, no? Sì, assolutamente. Infatti, fortunatamente, anche proprio all'inizio, che non sappiamo neanche noi come comportarci, un po' come tutti, continuavamo a sentirci più o meno tutti i giorni per cercare di organizzare in modo alternativo, comunque fare prove, mettere giù idee, andare avanti, insomma. Più che altro abbiamo sfruttato questo periodo a nostro vantaggio per lavorare su noi stessi e soprattutto su progetti futuri. Sì, questo è importante, ma d'altronde tutti i musicisti hanno fatto un po' così, anche se alcuni hanno addirittura pubblicato album, canzoni, insomma la vita deve continuare nonostante tutto, certo. Cioè, è stata una pandemia, però non è stata una guerra mondiale. Con meno male, ecco. Poi che si voglia o no, la musica sta diventando sempre di più sul digitale, su internet, quindi che si voglia o no, questa è la direzione della musica del futuro, quindi ha tolto sì la parte live, che è la parte più forte emotivamente, ma a livello di produzione, di uscite, non si è rallentato il mercato discografico. È vero. E voi comunque avete lavorato sodo, tant'è che a breve, adesso ne parleremo poi in un altro momento, avete esatto. Già comunque preparato nuove canzoni. Qualcosa si può anticipare, spoilerare qualcosa. Sì, ma infatti ne parleremo poi e avremo modo di sentire anche, insomma, le nuove produzioni, però adesso siamo qua per conoscerci, quindi far conoscere intanto quello che avete fatto fino ad oggi. Che è già, o comunque un bel numero di canzoni, avete già un album, insomma, avete già i piedi piantati, diciamo una base, ecco, di partenza, no? Sì, assolutamente. Cioè, noi veniamo da anni e anni, nel senso che io e Federico, il batterista, abbiamo fondato la band il 17 ottobre 2013, quindi cavolo. Eravamo praticamente dei bambini, eravamo in seconda media. Ovviamente all'inizio è nato un po' tutto per gioco, per stare insieme, suonavamo entrambi, quindi è più bello sicuramente condividere la musica. Certo. Poi pian piano con gli anni abbiamo alternato un po' di persone,
Poi è entrato Andrea nel 2015 più o meno, sì. 2015. Un annetto dopo Davide, nel 2016. E da lì abbiamo iniziato a capire che non era più solo un gioco. Soprattutto quando intorno al 2019 abbiamo iniziato a firmare il primo contratto. Lì abbiamo detto, ok, ci stiamo divertendo, però facciamo le cose. Sta diventando una cosa seria. Allora ragazzi, noi abbiamo modo di questa sera di ascoltare un po' di brani dei Painkillers qua dal vivo, direttamente nello studio 1 di Colonia Monzese. Siamo in acustico questa sera, quindi chi conosce già la vostra musica avrà modo di ascoltarvi sotto una veste un po' diversa, ok, questa sera. Partiamo subito col primo brano allora, Stefano, cosa ascoltiamo? Ascoltiamo l'ultimo singolo, che sarà del prossimo album, che si chiamerà Breakthrough. Non possiamo ancora dire quando uscirà, ma speriamo non tra molto. E si intitola I Won't Be Home For A While. Eccoli qua allora, Painkillers, questa sera con noi a Live Motel. That life has failed to give people faces and things that blank out with no recall of the way back. Whoa. Reality knows, marks my face, and finally it all ends up. I'm not the type, I just cannot. How did I end up so low? This feeling I'm used to is overtaking me. I must even travel far away from here, trying to evade my nostalgia. I won't be home for a while. I have no safer places. Whoa, no shortcuts ever. Sleep tonight, this mind's always focused on the future, but I dread nothing there is waiting for me. Another time, I just cannot understand, how did I end up so low? This feeling I'm used to, overtaking me, I must even travel far away from here, trying to evade my nostalgia. I won't be home for a while. I thought it was my time. I won't be home for a while, but it was only make believe. I'm not coming back at all. Then I started to realize I'm not funny. I just cannot understand, how did I end up so low? It's really a mystery, it's overtaking me. I must even travel far away from here, trying to evade my nostalgia. I won't be here for a while. This is Life Motel. Siete sempre su DJ Fox Radio questa sera con Painkillers. Questo era il primo brano, nonché nuovo singolo, che appunto è già disponibile su tutte le piattaforme, nonché anche su YouTube. Dico bene? Esatto. Quindi è uscito un videoclip che ha accompagnato l'uscita del singolo su YouTube. E quindi, tra l'altro, ce lo ascolteremo anche fra poco, questo singolo, perché abbiamo anche modo di ascoltare quello che è il vero suono dei Painkillers, che non è proprio l'acustico, anche se è una dimensione che non è così male. A voi piace suonare? Suonate ogni tanto in acustico oppure una
un evento straordinario, no, questo, allora, con noi. Sicuramente dopo la pandemia abbiamo fatto un paio di concerti in acustico, anche perché è più facile. Ci stanno, certo. Ma in realtà noi abbiamo fatto concerti in acustico anche prima del Covid. Ci piace. Ovviamente il nostro suono è un altro, quindi non suoneremo mai. Che è quello che sentiremo. Acustico, ma ogni tanto alternare è qualcosa di diverso, che ci piace. Esatto. Anche perché, come dico ogni tanto, è il modo in cui le canzoni sono state poi create, no? Perché immagino che voi, vabbè, forse con la chitarra elettrica le scrivete. Ma di solito, allora, quelli che scrivono le canzoni siamo io e Ste, di solito. Ste soprattutto parte molto dalla chitarra acustica a scrivere i pezzi, tant'è che anche la ballad del primo disco, Live Your Dreams, del disco Storyteller, l'ha scritto lui. Io dipende, parto a volte dalla chitarra acustica, a volte dalla chitarra elettrica, dipende se c'è un riff particolare sulla chitarra elettrica, però sì, tutte partono bene o male o con la chitarra elettrica senza amplificatore o con la chitarra acustica, perché sono due suoni completamente diversi. Esatto, come certo, sappiamo, ecco, si parte da proprio completamente un registro diverso, chiaro, no? Certo. E anche le canzoni prendono delle sonorità completamente diverse, certo. E si smorzano un po' anche la durezza, no? Proprio del pezzo stesso, certo. Però nascono comunque con l'intento di colpire, no? Di andare a segno con un suono ruvido, no? Che è quello un po' del punk, certo. Punk moderno, esatto. Si parla. Sì, adesso ci stiamo un attimo convertendo, se si può dire così, a delle sonorità un po' più pop punk, ma perché ci piacciono molto, non tanto per altro, ma ci hanno influenzato tantissimo i classici del punk, Sum 41, Green Day, sì. Questo tipo di sonorità, però ultimamente ci piace molto lavorare sulla musica alternative pop punk. Certo, ma voi, ecco, questo è, diciamo, il punk un po' più moderno, no? Quello dei Blink, quello piuttosto... Però come la vedete voi sul punk storico, classico degli anni 70, quindi Ramones, diciamo, piuttosto, esatto, che Sex Pistols? Esattamente. Noi diciamo che siamo cresciuti a pane Ramones, ecco, tra virgolette. La base alla fine del punk e poi anche dei gruppi che ci hanno influenzato, quelli più moderni, Misfits, Damned, eccetera, si basano più o meno tutti sui Ramones. I Ramones sono quelli che hanno messo le basi. Noi siamo andati a ascoltare purtroppo solo Marchi, perché è l'unico rimasto io, certo, però certo. Sono andati a ascoltarlo più e più volte ed è sempre un piacere. Ovviamente sono sonorità che oggi sono un po' fuori ovviamente dai canoni moderni, che però rimangono attualissime, perché tutto si basa ancora su di loro. Beh, guardate che comunque anche gli U2, che quindi non sto dicendo, loro stessi hanno pagato il tributo, no? Con sì, i Ramones, perché Bono, insomma, sì, ne ha parlato più in una canzone, no? Quindi esatto. È stato Miracle of Joey Ramones. Esatto, lui stesso è stato influenzato tantissimo dai Ramones, piuttosto che anche altri, no? Ovviamente, anche da Miles Davis, piuttosto che... Però questo per dire che sia le band emergenti, sia o più giovani come voi, sia anche gli storici, no? Come gli U2, come abbiamo citato, oppure anche le Zeppelin, erano loro stessi ispirati da comunque i bluesmen americani, piuttosto che... Certo. Quindi, sai, nessuno poi crea nulla di nuovo, no? Alla fine. Assolutamente, assolutamente. È tutto un'influenza la musica. L'artista, ecco, che si influenzano tra di loro. Forse proprio i canti blues dei campi, no? di cotone, certo, canti di sofferenza, questi erano forse un po', non si ispiravano nessuno se non alla propria sofferenza, a quel momento che stavano passando, no? in questa condizione. Quindi la musica è una cosa viva, no? Che si ricicla, si rinnova, e apprende nuove sonorità, mischia con le altre e soprattutto poi con la sensibilità individuale, no? degli artisti, perché, certo, voi è vero, vi ispirate magari a questi gruppi, però li filtrate con il vostro gusto e il vostro talento, no? Quindi... Certo, ma io sono... Siccome per la maggior parte i pezzi partono da me, poi dopo tutti quanti mettiamo vengono filtrati, il nostro, sì. Esatto. Però di fatto la regola principale, secondo me, dell'artista è quello di ascoltare tantissime assolutamente cose. Ma non sì, solo ascoltare, anche leggere, anche vedere, informarsi. Sì, me, sono la cultura generale, esatto, ecco, è semplice. Esattamente. È semplice. Secondo brano allora per Painkillers questa sera Live Motel, un altro brano in acustico, eccezionalmente quasi in acustico. Cosa ascoltiamo, ragazzi? Questo fa parte, è il primo singolo del nostro primo album, che si bellissimo chiama Storyteller. Dal nuovo singolo al primo. Esattamente, esattamente. E questa canzone si chiama Invisible. Eccoli qua, i Painkillers a Live Motel.
change our mind. Now we've had to be invisible. Live Motel. Painkillers Live Motel questa sera in acustico. Questo era il primo brano in assoluto, il primogenito, si può dire. Ecco, che ha dato il via a una carriera che comunque è fighissima, perché voi avete iniziato, come dicevi, a 12-13 anni, con una passione per una musica che è abbastanza inusuale per dei ragazzi di 12 anni. Sì, assolutamente vero. Diciamo che... Perché oggi, o comunque anche ai vostri tempi, c'era il trap, il pop, sì, quello. Sì, sono stati un po' inusuali, ecco, per la nostra età. Però a casa suonavano questi brani, suonavano ecco, Rindera, Mons, eccetera. Quindi. Infatti mi hai anticipato, perché siete stati comunque iniziati da qualcuno. Sì, sì, diciamo che a casa mia, soprattutto mia mamma, fin da piccola mi ha sempre raccontato che è andata al concerto della Mons, che aveva 11 anni, quindi ecco, diciamo che sono cresciuto con quelle sonorità in testa fin da piccolo. E tra l'altro non basta neanche questo, perché comunque anche se hai degli insegnamenti o comunque i genitori piuttosto che gli zii che ti iniziano, che ti fanno ascoltare della musica di questo genere, poi non è detto che attecchisca. No, certo. No, perché a un certo punto un ragazzino può dire che merda, cioè che preferisco la trap di adesso, è vero, no? È vero. E quindi è tutta una concatenazione di una successione di eventi e di, cioè, sicuramente una certa predisposizione alla musica, credo che suonare uno strumento purtroppo a volte è sempre viene tra virgolette qualche volta imposto da imparare a qualche figlio e, sì, e in quei casi lì purtroppo non porta quella, nulla, esatto, non porta c'è nulla. Quella parte emozionale, quella passione che poi ti porta chissà in alcuni casi a essere un po' musicista nella vita. Però... ma io credo che non, se hai un figlio è giusto lasciargli assolutamente campo libero, no? Su quelle che siano le sue attività. Se vuole fare la musica è giusto che venga incoraggiato a fare musica, se vuole fare sport di qualsiasi genere è giusto, certo, che non certo obbligando i ragazzi a fare le cose si ottengono i risultati migliori, no? Assolutamente. Quindi quando un ragazzo, questo lo diciamo, ha delle inclinazioni a suonare, non so, la chitarra, il pianoforte, che sia il violino, la batteria, è bello che sia il talento che può comunque esserci, no? Che venga, certo, lasciato fiorire. Ecco. Certo, ma poi ci sono diversi talenti, anche il singolo strumento che poi viene scelto non è mai casuale, c'è sempre un'inclinazione verso il particolare tipo di strumento. Parliamo ad esempio di strumenti percussivi o strumenti più melodici come la chitarra, il pianoforte, insomma dipende dalla predisposizione della persona, altrimenti sì, saremmo tutti quanti chitarristi, saremmo sì, tutti quanti cantanti. Beh, vedi solo, io ho letto la biografia di Phil Collins, no? Che diceva che da ragazzino lui prendeva le pentole e le distruggeva, certo. Quindi sai, se tanto mi dà tanto, un po' di... insomma, ci deve essere, sì, 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 quindi ci stiamo assolutamente. Ecco, voi poi siete cresciuti, ovviamente avete mantenuto questo amore per questa musica e poi siete riusciti a fare il passo successivo, che è quello di, oltre ad ascoltatori passivi, di riuscire anche a portarla direttamente allo stato successivo, che è quello di suonarla. Ecco, ma voi avete imparato a suonare la chitarra nel frattempo? Quando avete iniziato poi a suonare gli strumenti veri? Allora, io ho iniziato imparando la chitarra più o meno quando avevo 10 anni, poi dopo ho fatto dei corsi, insomma ho fatto una decina d'anni di corso di chitarra, poi ho iniziato a cantare, insomma ho scoperto il fatto che mi piacesse suonare diversi strumenti. Io suonicchio il pianoforte, la batteria, però i miei strumenti sono la chitarra, il basso e la voce. Certo. Ecco, la voce invece, avete scoperto anche di avere una voce, perché anche quella è una scoperta. Io sono, no, stato, tra virgolette, obbligato a un concerto della scuola di musica in cui ero a cantare. Ho odiato tantissimo la prima esibizione, è stata traumatica ed è stata, però in fondo, pur essendo contrario al volerlo fare, in realtà c'era qualcosa che mi spingeva a dire vabbè, lo faccio, andiamo avanti, andiamo, facciamolo. Perché la musica, tra l'altro, va ricordato, io ogni tanto anche lo dico, non è tutto questo, sì, è bellissimo suonare, no? Però vuol dire studiare, vuol dire andare avanti anni e anni e anni,
e soprattutto fare tanti sacrifici, perché non è solo la punta dell'iceberg che vai sul palco e è figo perché poi ti ascoltano i suoni. No, beh, soprattutto noi all'inizio abbiamo passato anni, non mesi, ma anni in taverna da Federico a suonare per conto nostro, senza smettere. Esatto, senza la stessa canzone. Sì. Certo, perché all'inizio poi eravamo piccoli, eravamo anche inesperti, eccetera. Poi col tempo abbiamo iniziato a capire che probabilmente del potenziale, certo, potevamo tirarlo fuori, e abbiamo anche iniziato quindi a pubblicare le prime canzoni, a cercare qualcuno che le ascoltasse e ci credesse, esatto, certo, nel vostro, esatto, progetto. Allora, io credo molto nelle vostre canzoni, tant'è che voglio ancora ascoltarne, e passiamo quindi alla terzo brano che presentatelo voi, ragazzi, ovviamente. Questo è Let Your Past Go ed è sempre dell'album Storyteller. Benissimo. Allora, ancora i Painkillers questa sera a Live Motel. Last long, I wait, I'd even never go. Testing it forever to feel that empty and sit you inside. When you try to find the words to say, remember you're so here. Don't despair, it's some night till we'll never fall asleep. Why don't you leave me? I'm sitting cause I don't wanna see. I just want to live with no regret. It's a maze of pain and I don't know what it's came from. This pendulum that I see late between my memories and what I've done. When you look back in your past, what's use is only the fear of making mistakes, trying not to fail. Are you deserve more safeness? Why don't you leave me? I'm sitting cause I don't wanna sleep. I just want to live with no regret. It's a maze of pain and I don't know what escape from this pendulum that I see late between my memories and what I've done. Between my memories and what I've done. Let's go. Remember you were here. Why don't you leave me? I'm sitting cause I don't wanna sleep. I just want to live with no regret. It's a maze of pain and I don't know what is keep from the center that I see late between my memories and what I've done. Why don't you leave me? I'm sitting cause I don't wanna sleep. I just want to live with no regret. It's a maze of pain and I don't know what is keep from the spell that I see late between my memories and what I've done. Between my memories and what I've done. Remember you were here. Let only your past go. Remember you were here. Let only your past go. Remember you were here. Let only your past go. Remember you were here. Let only your past go. This is Life Motel. Painkillers in acustico questa sera dallo studio 1 di Colonia Monzese, assolutamente live qui in presa diretta. Ragazzi, allora, questo era un vostro brano del primo album d'esordio e ci allacciamo adesso direttamente invece all'ultimo. In apertura abbiamo ascoltato il nuovissimo singolo I Won't Be Home For A While. Ecco, di cosa parla questo brano? Cioè, allora, io starò a casa proprio per un attimo. Cioè, allora, come dicevano i genitori, questa casa non è un albergo. Me lo dicono anche a voi, immagino. Allora, il senso della canzone è quello che, nonostante si pensi che scappando, anche solo in modo figurato, non per forza a livello fisico, dalla propria realtà, dalla propria vita, si possa in qualche modo scappare dai propri dolori, dalle proprie ansie, dalle proprie paure, in realtà ci si accorge che scappando, andando via da casa,
a livello anche figurato, in realtà ci si porta dietro tutto quanto. Sì, il proprio bagaglio. Non scappi da te stesso. Esatto, che non si scappa da se stessi. Questo è un po' il senso del brano, ecco. Ed è anche il senso che abbiamo voluto dare al videoclip. Infatti, chi andrà a vederlo troverà queste figure nere che continuano ad accompagnare il protagonista della storia. Che volutamente siamo tutti e quattro i protagonisti, che ci alterniamo per dimostrare che il personaggio può essere chiunque di noi, cioè non per forza deve essere una persona. Questa canzone non è scritta per una persona, ma chiunque può rispecchiarci. Quindi le vostre identità si mischiano. Esatto. Tra l'altro nel videoclip c'è il debutto alla regia di Stefano come sceneggiatore, come regista. Bellissimo. E il debutto di noi come attori. Quindi, no, siamo contenti come è venuto fuori. Beh, guarda, anche Michael Stipe dei REM era un regista, faceva i film, quindi è una cosa bellissima, no? Cimentarsi in altri campi. Ci piace sempre metterci alla prova. Esatto, metterci alla prova ed essere produttori di noi stessi. Ecco, il campo dell'arte poi ovviamente include tante diverse discipline. Certo, no? Assolutamente. Ma io penso che uno quando poi è artista, non per forza deve essere, questa etichetta non per forza deve essere data dal pubblico, secondo me. Sì. Anche se stessi ce la si può dare in qualsiasi ambito. Credo che poi uno, se è artista nella musica, è artista in realtà in tutte le altre, è artista a 360 gradi. Sono d'accordo, perché artista è un termine molto generale, molto, no? Generale, quindi vuol dire che pratichi le arti. Esatto, no? Ma poi tutte le arti sono interconnesse. Ma vale anche con le arti marziali. Ci siamo ancora cimentati. Basti vedere che la musica viene sempre accompagnata dall'immagine, no? Sì, visiva, sì. Quindi questo fa vedere come le arti siano tra di loro intrecciate. Ma anche lì, guarda per esempio un personaggio come Bruce Dickinson degli Iron Maiden. Lui scrive romanzi, ecco. fa lo speaker, il presentatore, è comunque un artista a 360 gradi. E quindi secondo me la cosa più bella che una persona, un individuo possa avere è la curiosità. Assolutamente. No. Che lo porta veramente a nuove sfide, no? Dire ma perché non lo posso fare questo? Proviamo. Assolutamente. E certo. Quindi puoi scoprire veramente un mondo nuovo, soprattutto. Passioni nuove. Sì, assolutamente. Pensioni nuove. Allora, abbiamo promesso che avremmo ascoltato i Painkillers, così come li potete ascoltare su tutte le piattaforme digitali, perché questo singolo è già disponibile, così come lo è anche su YouTube nel nuovissimo video, che tra l'altro noi ci vedremo anche adesso nella versione poi video, che sarà sul canale YouTube Live Motel, oppure sul canale YouTube Live Motel, oppure DJ Fox Radio Station. Quindi andate a cercare poi la prossima settimana questo video, dove vedrete anche i ragazzi che suonano qui nello studio di Colonia Monzese. Bando alle ciance, andiamo a ascoltarci il brano. Questi sono i Painkillers, I Won't Be Home For A While. Ma state con noi, perché abbiamo ancora tanta musica da ascoltare in diretta qua dal vivo con i Painkillers. A tra poco. Facile da seguire, semplice da ascoltare. DJ Fox, la radio che ti rincorre.
Ciao, ho il doppio onore di essere a Pino. E io sono UFO. Degli Zen Circus, supportiamo Live Motel. Siete sempre su DJ Fox Radio Station, io sono ancora Mauro e siamo nello studio 1 di Colonia Monzese. Abbiamo appena ascoltato il nuovissimo singolo dei Painkillers, I Won't Be Home For A While, in versione ovviamente studio, ma loro sono qui con noi questa sera in persona e stanno suonando live unplugged per noi e per voi che ci state ascoltando. Andrea alla chitarra, ricordiamo, Stefano alla chitarra e voce, Andrea alla voce anche, Federico alla batteria, Caion questa sera e Davide al basso. Ultimo, sempre ultimo, perché sei imboscatissimo là dietro. Allora ragazzi, le vostre canzoni abbiamo imparato ormai a conoscerle, i suoni, abbiamo appena appunto ascoltato questo nuovo singolo. E per quanto riguarda invece i testi, ecco, su cosa, Stefano e Andrea, che scrivete, su cosa vi basate per scrivere i testi dei vostri brani? Ma guarda, ne abbiamo parlato prima, parte tanto dall'ispirazione della musica che ascolto. Però cerco sempre di trovare un sentimento, un avvenimento, un tema centrale da cui poi cerco di sviluppare una sorta di storia. Non per forza sempre che riguarda me, non per forza è necessariamente una cosa che ho vissuto io, ma talvolta riesco anche a scrivere brani che... In terza persona, esatto, diciamo. Esatto, che parlano anche di storie di altri che mi vengono raccontate, quindi... però di solito comunque si tratta di cose che viviamo noi, che cose che sì. Diciamo che ogni tanto esperienza. Magari possono partire anche solo da una frase, ad esempio la prossima canzone che si chiama, lo spoileriamo già dai, sì, si chiama Live Your Dreams, è nata da una frase che avevo letto su un marciapiede, era incisa su un marciapiede in California, era una Hall of Fame dei surfisti. Bellissimo. E avevo letto questa frase che appunto c'è scritto Live Your Dreams con di fianco le mani e i piedi, un po' come a Hollywood. Sì. E mi aveva colpito questa frase, me l'ero segnata e l'avevo lasciata lì nelle note del cellulare. A decantare. Esatto, per parecchio tempo. Dopodiché mi è uscito questo arpeggio che tra poco vi faremo sentire e ho iniziato a girare tutta la canzone su quella frase che mi aveva particolarmente colpito, quindi una storia un po' particolare in questo caso. E quindi riuscite a sposare effettivamente quello che è magari un arpeggio, un riff con la chitarra, a poi delle frasi, esatto, finite che... Sì, di solito partiamo sempre comunque dalla versione strumentale del brano e poi aggiungiamo il testo. È capitato poche volte che partissimo da un testo già scritto e poi scrivessimo la musica. È capitato, ma raramente. Capitato raramente, sì. Ecco, voi avete scelto comunque l'inglese perché giustamente il punk, il rock si prestano molto più... Ma in Italia c'è qualcuno che ha provato il punk, ma... Sì, noi siamo anche fan di band come Pancreas, sì. CCCP, tipo... Sì, anche sì, su anche. Tutti, esatto, veramente la madre dei gruppi punk. Però il problema è che in Italia purtroppo questo genere non è mai partito. Sì, i Pancreas hanno un po' di nicchia, pelle nel 2000 con distribuzione Universal, quindi distribuzione major, ma comunque non riesce a prendere piede il genere, ma del resto no, come senso, è successo invece sono gusti del italiani, pubblico, diciamo, sì, del pubblico che ascoltano tristemente su larga scala cose come il reggaeton piuttosto che trap, piuttosto che anche il sono tante musiche che insomma potrebbero essere un po' dimenticate, no? Però ahimè, il nostro genere. Vabbè, un po' di rap mi piace alla fine, dipende, perché se dipende, fatto bene, se fatto poi bene, la musica, anche un po' di trap. Io adesso trovo molto interessante Blanco, per esempio. Assolutamente, secondo me ci sono dei personaggi sulla scena italiana molto innovativi che anche se fanno un genere diverso dal mio, comunque secondo me meritano di essere ascoltati. Però c'è della trap che è veramente inascoltabile. Beh, lasciatemelo dire. Abbiamo visto nell'ultimo anno Machine Gun Kelly, che lui era un trapper americano famosissimo, sì, che si è praticamente completamente convertito insieme a Travis Barker, batterista dei Blink, e adesso c'è questo nuovo genere, non è neanche un po' punk, è un po' crossover, qualcuno lo chiama trap punk, ma secondo me ha un grande futuro, ma nuovo più o meno, perché comunque sì, c'erano già i Rage Against the Machine, sì, che cioè, però sì, ha più sonorità più moderne, sì, insomma, sì, Machine Kelly sì, ha fatto un buon successo anche in Italia, quindi sì. Poi anche Johnny Scalner adesso è uscito col disco nuovo che è del tutto pop anche alternative, quindi sta un attimo rinascendo questo genere, sono contento di una veste certo, nuova, ok, con delle sonorità nuove a cui noi abbiamo fatto fatica
devo dire la verità, sì. Ad adeguarmi. Ad adeguarci. Però nonostante questo, adesso noi stiamo lavorando, si può dire, spoilerando, a materiale nuovo, e ci siamo molto ispirati a questo tipo di Bene, sonorità. Molto molto interessante. Ma non per seguire la moda, ma perché a noi piace molto quello che stanno facendo. Benissimo, allora noi continuiamo adesso con la musica dal vivo, quindi ricominciamo a suonare live qua nello studio 1, Cologno Monzese, con Painkillers. Prossimo brano, cosa ascoltiamo, ragazzi? Come vi ho detto prima, questa sera sarà Live Your Dreams. Eccoli qua, Painkillers. The first time that I saw you, there was silence in my mind. My heart was burning of your eyes. I saw your glance and I fell in love. I met your soul and I just thought, don't waste your time and live your dreams. Think that this you don't relive. Let's pick your mind, let's delete this, that tomorrow you don't relive. You don't relive. You don't relive. I took your hand and we left together. We missed the street, but we were stronger. You were so angry, but you're so not yet. I saw your eyes and I told you that. Don't waste your time and live your dreams. Think that this you don't relive. Let's pick your mind and tell you this, that tomorrow you don't relive. You don't relive. You don't time and live your dreams. Think that this you don't relive. Let's pick your mind, let's tell you this, that tomorrow. Don't waste your time and live your dreams. Think that this you don't relive. Let's pick your mind, let's tell you this, that tomorrow you don't relive. This is Live Motel. Painkillers, questa sera Live Motel, in diretta proprio qua allo studio 1 di Cologno Monzese, e soprattutto Unplugged. Painkillers, antidolorifici. Da dove arriva questo nome? Chi è che ha avuto questa idea? Allora, l'idea è arrivata da me, però poi l'abbiamo sviluppata tutti quanti insieme, come del resto tutto quello che facciamo. Però l'idea di fondo è il fatto che la musica e noi siamo gli antidolorifici, no? Proprio sì. Alle sofferenze, tra virgolette, della vita, ai dolori, no? La musica può essere una salvezza a questo tipo di sensazioni. Sono completamente d'accordo, anche perché c'è proprio sono delle terapie, no? A base di musica, quindi che possono alleviare, certo, o aiutare tantissimo le, certo, persone che soffrono. Quindi ci sta, è un nome che è veramente figo, anche perché comunque si sposa bene, no? Con le sonorità vostre, no? del punk, quindi è veramente una scelta sì, però anche se ci pensi, gli antidolorifici sono, chi è che non li prende? Io stesso, certo, con l'occhio, piuttosto, certo, che senza esagerare, no? Perché non è che puoi vivere di quelli, certo, però sì, a volte c'è il dolorino, no? al muscolo, e ci sta, e quindi sono delle cose che ti aiutano, senza abusarne ovviamente, chiaro, però sono aiuti. E la musica invece, come diceva Bob Marley, no? È invece una cosa che ti colpisce e non ti fa male, no? Anzi, i dolori magari
Passano. Ecco, invece, parlando di musica, abbiamo citato Bob Marley col reggae. Oggi che cosa vi piace ascoltare, a parte quelli che avete già citato? Ascoltate qualcosa un po' più ampio raggio, dalle piattaforme, sperimentate, ascoltate cose nuove, oppure allora, rimanete? Comunque il genere a cui sono più affezionato in assoluto è il pop punk. Sì, ho sempre ascoltato i classic punk dei Clash, Ramones, eccetera, ma preferisco di gran lunga il pop punk moderno dagli anni 2000 in poi, Blink, con gli ultimi dischi che hanno fatto, soprattutto con Matt Skiba, mi piacciono molto, ma ascolto in generale tantissima musica, anche qualcosa di trap ogni tanto, più tendente verso il pop, di artisti che magari mi dicono qualcosa. In generale mi piace ascoltare un po' tutto quello che mi piace, tutto quello che mi trasferisce un'emozione, diciamo così. Sempre comunque produzioni americane e inglesi? Non necessariamente, mi è capitato anche di ascoltare musica italiana. Non mi piace sinceramente molto l'italiano cantato. Classico, però, certo. Però i punk se li ascolto, ascolto produzioni italiane e mi capita di ascoltarle. Ecco, voi cantate in inglese, quindi come fate a rifinire, affinare l'inglese che sia perfetto ovviamente nelle canzoni? Allora, bene o male tutti abbiamo sempre studiato inglese, in Italia si studia fin dalle elementari. Sì. Io mi sono appassionato particolarmente al mondo anglofono, diciamo, comunque al parlare inglese eccetera, e quindi andando avanti scrivendo è fondamentale, si perfeziona. Sì, beh, banalmente anche ascoltando musica in inglese, esatto, ascoltando musica, quindi soprattutto interessarsi ai testi, non solo a quello che si ascolta, e poi banalmente anche magari guardando serie TV in inglese, guardando film in inglese, quello aiuta un sacco, anche perché sfortuna, noi siamo in Italia, non possiamo troppo ascoltarlo, no? Sì. E quindi la cosa che ci viene in aiuto è la tecnologia, e oggigiorno davvero film in inglese, serie TV in inglese. Oggi poi appunto con le varie piattaforme di film e cose è possibile scegliere la lingua, quindi esatto, è anche facile guardarle in inglese, no? Quindi una volta era molto difficile, io mi ricordo che ai miei tempi è bruttissima, però è vero, anche solo negli anni 80-90 se tu volevi vedere un film in inglese o andavi al cinema e c'erano proprio dei cinema che mandavano i film in inglese, oppure ti compravi la videocassetta di importazione, la VHS in inglese, quindi io andavo magari a Londra e me ne compravo qualcuna, no? E poi le avevo in inglese. Certo. Oggi è tutto più facile, per fortuna, come dicevamo prima, anche fare musica, fare tutto è tutto più facile, semplifica la vita, no? Anche solo banalmente vedere un film in inglese. Ancora musica, ragazzi, prossimo brano, qual è il prossimo brano? Faccio anche una piccola introduzione perché siamo particolarmente legati. Sì. Al di là del brano, che si chiama Disconnected, è un brano che siamo legati per due motivi. Primo, perché abbiamo rilasciato un videoclip in cui suoniamo al Bloom di Mezzago, un posto storico che hanno cavalcato anche Green Day, Nirvana. Mitico. Ed era il release party del nostro primo album, quindi bellissimo. Quello siamo particolarmente legati. E in secondo luogo perché durante il primissimo lockdown, durante la pandemia, abbiamo deciso di coinvolgere i nostri fan più stretti e abbiamo fatto un video che trovate sui nostri social, su Instagram come Painkillers Band, e in cui ognuno quelli degli che hanno voluto partecipare, ospiti. Esatto, degli ospiti, cantano con noi la canzone, ovviamente fatta in acustico perché in quel momento non potevamo vederci, quindi abbiamo registrata ognuno a casa propria. E oserei dire che abbiamo registrato con il telefono. Col telefono. Bellissimo. Il canone registrato col telefono e anche il basso registrato col telefono. E quindi questo video noi lo reputiamo bellissimo, non perché ci siamo noi assolutamente, anche ma per quello che rappresenta. Siamo alla fine, gli ultimi 5 secondi, ma perché coinvolge tutte le persone che ci accompagnano e che ci seguono e vi supportano, dal primo giorno, certo. Quindi ci fa molto 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 piacere. Bellissimo. Allora, i Painkillers a Live Motel Unplugged, eccoli qua. From all, everything gone.
disconnect is how I feel. No one can save me from my pain and my tears. And I see everything slip on me. Meanwhile, I see you get away from me. Disconnect is how I feel. Live Motel. Painkillers, Disconnected, Live Motel in versione live e soprattutto Unplugged questa sera con noi a Live Motel. Allora, i live invece proprio, come, quanti ne fate? Come siete organizzati? Come suonate dal vivo? Come, ecco, mi interessa proprio sapere questo aspetto, no, della vostra musica. Allora, per noi l'aspetto live è fondamentale. A dir poco fondamentale. Certo. Uno degli ultimi ricordi che abbiamo prima del Covid è, 19. Come ha detto prima Stefano, il release party al Bloom, che è stato davvero una serata fenomenale. Ci siamo divertiti tantissimo e c'era tantissimo pubblico e non ce l'aspettavamo, e ci siamo anche un po' cagati addosso. Te credo. Parecchio, se possiamo dirlo, diciamo così. Eh sì, ci sta. Credo che l'aspetto live sia nel momento in cui noi diamo di più. Tante persone ci hanno detto che il coinvolgimento che il pubblico ha nei nostri live è più grande rispetto che sentirci in studio, quindi per noi è davvero gratificante. Siamo molto felici quando suoniamo dal vivo. Adesso stiamo collaborando con Sorry Mom, che è la nostra agenzia, sì, di management, e salutiamo Alessandro Luca, ovviamente, certo. E quindi insomma abbiamo delle nuove prospettive. Nella nostra carriera abbiamo fatto circa una quarantina di concerti da quando abbiamo iniziato a prenderla seriamente, quindi dal 2019 in poi. E non sono pochi, Non sono pochi. Voi avete circa, non so, 20 anni, giusto? Sì, abbiamo tutti 20 anni, Andrea 21. Io sono comunque, più grande, siamo tutti io. Lì. Ecco. E quindi è già una bella soglia. È un bel traguardo. Assolutamente, certo. Poi se considerate anche che c'è stato tutto quello che c'è stato, che ha bloccato tutto. No, magari... anche perché sfortuna vuoi che noi avevamo pubblicato Storyteller a febbraio, ecco, proprio 2020. Perfetto, e avevamo in programma anche un tour estivo, esatto, certo, in giro anche un po' per tutta Italia, e purtroppo quelle date vi ha spezzato le ali. Chissà se potremo recuperarle, tantissime no, anche perché ad esempio alcuni posti purtroppo hanno anche chiuso. Noi dovevamo suonare insieme di DNA 71, ma anche qua a Milano tanti, alcuni locali, spazio, come anche il Rock and Roll era stato lì, Ligera, noi dovevamo suonare e purtroppo chiuso, non c'è, certo, noi come quello tante altre realtà, e questo è un danno incalcolabile. Assolutamente, perché come diciamo sempre, la musica underground, anche se poi spesso non viene considerata più di tanto, però è da dove partono poi tutti gli artisti che riescono, certo, a diventare assolutamente mainstream, perché assolutamente nessuno nasce già famoso e tutti partono da una realtà underground, tutti partono da una realtà di piccoli locali, sì. A meno che uno non vada nei talent, amici, ma quella è un'altra storia che io non voglio neanche. Non entriamo neanche. È un mondo diverso da noi, assolutamente, diverso completamente. Infatti, la musica di vera. Non di di sì, musica. È intrattenimento lì, puro intrattenimento al di là della musica. La musica è un'altra cosa, sì. È fatta di palchi, è fatta di sudore, è fatta di errori, di gavetta, esatto. Sì, e infatti i grandi arrivano proprio da questo, sì, perché poi sono fuochi di paglia, se ne sono visti tanti fuochi di paglia. Sì, sì, che magari dall'oggi al domani, dalle stalle alle stelle, al contrario, esatto, poi sì, dalle stelle alle stalle in giro di niente, di poco. E quindi una carriera costruita veramente con mattoni e cemento, è quello che io vi auguro davvero di cuore, perché ve lo meritate. Quindi grazie, state lavorando duro, si vede e soprattutto si sente dalle vostre canzoni, dai vostri brani, il lavoro, che la dedizione e il talento che state impiegando proprio per realizzare questa musica. Abbiamo ancora un brano, allora, in chiusura, siamo arrivati alla fine, ancora un pezzo live, sempre qua con noi a Live Motel, e una cover, dico bene? Esatto, vi proponiamo la cover, l'unica che facciamo oggi, di una delle nostre band di riferimento, che sono i Sum 41, sì, e facciamo forse il loro pezzo più famoso in assoluto, ci sta, che si chiama The Hell Song. Cover Painkillers, questa sera a Live Motel, eccoli qua. Thank you.
compromise. Step back to see what's going on. I can't believe this happened to you. Just a problem that I'm faced with. Am I not the only one who hates to stand by? Complications that are first in this life, with all these pictures running through my mind. Knowing endless consequences, I feel so useless and this. Get back, step back, and dance for me. I can't believe part of me what it gray, cause I don't know if it's for sure. Suddenly, suddenly, I don't feel so insecure. Part of me, what a gray, cause I don't know if it's for sure. Suddenly, suddenly, I don't feel so insecure anymore. Everybody's got the problems. Everybody says the same things to you. It's just a matter how you saw them. But what is that we're supposed to do? Part of me, what it great, cause I don't know if it's for sure. Suddenly, suddenly, I don't feel so insecure. Part of me, what it great, cause I don't know if it's for sure. This is Live Motel. Davide al basso, Federico alla batteria Cajon questa sera, Andrea e Stefano chitarra e voce, Painkillers. In conclusione con questo brano, questa cover che dimostra ancora una volta quanto siete bravi anche a interpretare. Grazie. Comunque i brani degli altri, oltre che i vostri, ovviamente. Allora, Painkillers, come dicevamo, sono su tutti i social possibili e immaginabili. Quindi, ragazzi, presentate allora di nuovo i vostri contatti. Ma noi ci trovate ovunque, su Instagram come Painkillers Band, su Facebook, su YouTube come Painkillers Band, dove potete trovare tutti i videoclip che abbiamo realizzato. E che realizzeremo, ovviamente. Continua, usciranno altre cose, altri brani, rimanete sintonizzati. Ci trovate su tutti gli store digitali, su Spotify, su iTunes, Music, certo, su Amazon. Ci trovate il nostro disco Storyteller e anche il singolo I Won't Be Home For A While. Ecco, avete già qualche concerto magari per i prossimi mesi? C'è qualcosa che bolle, diciamo, in pentola? Che... bolle in pentola, qualcosa, ma non pentola. Possiamo ancora dire. Ah, ok. Allora, per questo rimandiamo ovviamente ai social, perché se c'è tutto, no? Ci sarà tutto, sì, pubblicato, tutto spammato appena a dovere. Sarà ufficiale, spammeremo dovunque. Sì, sì, immagino. Quindi, allora, seguite, ovviamente, like come il becchime alle galline ai Painkillers, perché se lo meritano veramente. E soprattutto andate a ascoltare, andate a riscoprire questi brani che avete ascoltato questa sera in acustico. Andate tranquillamente a risentirli, ovviamente, su YouTube o piuttosto che sulle piattaforme digitali. Allora, io ringrazio davvero i Painkillers per aver suonato questa sera per me, ma soprattutto per voi che ci avete ascoltato. Ringrazio voi che ci avete ascoltato e ovviamente ricordiamo che Live Motel è online su tutte le sere, tutti i venerdì sera alle 21 su DJ Fox Radio. E ricordiamo anche che questa puntata, come tutte le altre degli anni passati, sono disponibili e rimarranno sul canale YouTube Live Motel DJ Fox Radio, oppure sul canale YouTube DJ Fox Radio Station, dove appunto avremo anche le prossime incontri prossime settimane con altri ospiti. Grazie davvero. Grazie a te, grazie davvero.
Grazie Painkillers. Tra l'altro avremo modo anche di ritrovarci magari, ok? Quando assolutamente. Col nuovo album che è ancora un po' avvolto nel mistero, mi sa. Però è giusto anche tenere un po' di giusto anche lasciare un po' il fattore sorpresa, certo, non è che puoi dire tutto subito, no? Lasciamo anche un po' di tempo all'attesa e anche soprattutto al è giusto aspettare le cose belle, no? Certo. Quindi avremo modo di ascoltare ancora i Painkillers, magari in versione un po' più la completa. Versione. Sì, sì. Una versione ufficiale, diciamo così. Allora vi aspettiamo di risentirvi sempre qua a DJ Fox Radio. Ma intanto noi continuiamo, state sempre con noi. Grazie, a venerdì prossimo. Buonasera a tutti. Ciao. DJ Fox Radio Station, la più attenta selezione musicale.